presuntuosi e poi fanno come fanno gli altri. Ma al di fuori della Lega parliamo anche dei finanziamenti pubblici ai partiti. Lei è d'accordo, ecco, trova giusto che in un momento di crisi così del paese è ancora una volta il cittadino che si deve tassare? Non lo trovo giusto nel modo più assoluto, perché se il partito funziona e fa, uno volentieri lo finanzia. Ma siccome li finanziamo e si fanno solo i cazzi loro, e noi ci rimettiamo le penne, perché abbiamo visto cosa è successo, sono tutte cose che sappiamo tutti. Parliamo di 7,7 milioni investiti in Tanzania e in Cipro, questi sono gli affari privati ieri della Lega. Ecco, che ne pensa e se si sente di dare un ulteriore messaggio al Partito del Nord? Allora, il Partito del Nord secondo me funziona peggio di quello del Sud, perché quest'estate ero su nel Nord proprio, verso la Francia, ma in Italia, e lì mi raccontavano che tutti lavorano in nero, nessuno vuol far fattura, di modo che la devono piantare e dire: voi meridionali, io sono di Parma, voi meridionali, voi del sud, voi terroni. Predicano bene e razzolano male. Come tutti quelli del nord. Parliamo quest'oggi a Radio IS dei fondi pubblici ai partiti. Ecco, trovi giusto che i partiti ricevano dei soldi da noi cittadini in un momento di difficoltà del paese come questo? No. Sulla Lega Nord un commento, un pensiero? Non ti escono le parole? No. Non è che ha visto tanto. Però insomma, un partito che riceve dei fondi pubblici e poi li va a investire per degli affari privati, ecco, cosa ti verrebbe da dire? Che tutto, per quello che ne sappia io, diciamo che è tutto sbagliato, cioè tutta la politica è tutta sbagliata. Però noi cittadini che ancora una volta siamo costretti a tirare fuori i soldi dalle nostre tasche per darli a dei partiti che poi in questo caso, ma anche in altri casi, insomma, li vanno a spendere privatamente, ecco, mi sembra un'eresia. Anzi, io sono un lavoratore normale, pago tantissime tasse per nulla di servizi. Per quanto riguarda la Lega Nord, è un partito che... Ecco, c'è un messaggio preciso che vorresti mandare? Che se andassero tutti a quel paese. Che cosa dovrei dire? Che sono tutti ladri. Purtroppo l'Italia non va avanti per questo motivo. Quindi loro che dovrebbero rappresentare il paese ancora una volta ci fanno capire, ci mettono in mostra che il paese sicuramente non va bene. Ma assolutamente no, ma purtroppo qui non c'è più partito che regge. Cosa ne pensi, ecco, dei fondi pubblici che vanno ai partiti, ecco, che poi come in questo caso li spendono per affari privati, con noi cittadini che ci tassiamo ancora una volta? È una cosa vergognosa, perché purtroppo noi cittadini siamo la parte lesa, non possiamo difenderci in alcun modo, dobbiamo fare una rivoluzione, come si fece tanto tempo fa. Scendere in piazza. Scendere in piazza, assolutamente, manifestare, ma questa volta in modo serio purtroppo, però non c'è più coraggio e quindi la gente non lo fa. Sono d'accordo. Quindi non trova giusto finanziare i partiti? Oppure una bella riduzione sul finanziamento? Le faccio questa domanda perché appunto qualche giorno fa, ed è notizia anche di questi giorni, la Lega avrebbe investito cifre ingenti, si parla di 10 milioni di euro, per degli affari in Tanzania e a Cipro. Fondi naturalmente che arrivano dal finanziamento pubblico. Ah, non sono d'accordo allora su questo qua. Un messaggio alla Lega Nord che troppo spesso parla, però poi, come si dice in gergo, razzola male? Sì, cioè che al tempo, quando stava al governo, ha fatto molto i propri interessi riguardo la propria zona e poco per l'intero paese, quindi. Quindi possiamo dire ad alta voce che è sbagliato spendere i soldi pubblici per affari privati? Certo, quello senz'altro. Un po' la sprovvista, però se si autofinanziassero magari sarebbe meglio. In un momento, ecco, di crisi così importante per il nostro paese, ecco, le manovre finanziarie del ministro Monti, ecco, noi cittadini però ancora una volta siamo costretti a tirare i soldi dal nostro portafoglio e darli in questo caso ai partiti, come nel caso della Lega Nord che li va a investire, ecco, in affari privati. Ti sembra giusto? Assolutamente no. Un messaggio, ecco, a chi compie quest'atti e in particolare alla Lega Nord? Cambiate lavoro, anzi andate a lavorare.